Signor Schlesinger, buongiorno. Sono le 6 antimeridiane nell'emisfero settentrionale. Alzati e sorridi, Barney caro. Svegliati, alzati, dormiglione. Svegliati, alzati, troppo dormiglione. Forte, cara. È tardi. Per molti di noi, il più grande desiderio sembra nascosto dietro a una porta blindata. Ma la nostra vita non potrebbe essere un sogno che qualcun altro spera di realizzare. Forse per tutti noi c'è in qualche luogo una porta che conduce ai confini della realtà. Oh, maledizione. Questa è proprio l'ora dei condannati a morte. Buongiorno. Forza, alzati. Ancora morta. Vabbè, io ci ho provato. Forse dovrei andare da un avvocato. Buongiorno. No, oh, chi si vede? La creatura che vive nel seminterrato. Per pulirlo, spero. Katie, guarda che cosa ho qui. Che ne dici? Che è viva. Bello sforzo. No, non è viva. Senti, Barney, può darsi che io sia nata con il pollice nero, però credo di conoscere la differenza che c'è tra una pianta viva e una morta, e questa è viva. Tecnicamente non lo è, perché l'ho fatta io. E invece di doverla bagnare tutti i giorni, guarda, basta girare la chiavetta. Ah, grazioso. Un'altra invenzione scaturita dalla mente di Barney Schlesinger. È un peccato che non dedichi questi sforzi al tuo lavoro. Sai, Katie, ci sono volute solo 5 notti. Dio ci ha messo 6 giorni. Ma lui ha fatto l'originale, tu hai fatto soltanto una copia, Barney. Allora immagino che tu non la voglia qui, vero? Non ti prepari per andare a lavorare? Bene, mi sa che hai detto di no. Nessuno sa che farsene delle copie, Barney. Dillo alla Xerox. Ah. Volevo farle un regalo. Non le è piaciuto. No? E perché doveva piacerle? Non può ucciderla. Ah, dai, ammettilo, Barney. Tu hai la mente di un sognatore. Marconi avrebbe potuto imparare da te. Vedi, il fatto è che sei arrivato al momento sbagliato. Tu sei un po', come dire, fuori tempo. Secondo me il missile antitopo aveva delle reali possibilità. Ah, sì? Sì, era letale. Già. Ma l'esplosione lasciava pezzetti di topo dappertutto. E sai, la gente preferisce una bella trappola pulita. Dormi abbastanza, tu? Mm. 4 ore filate per notte. Vedi, Barney, 4 ore non possono bastarti. Per me non otterrai niente lavorando fino ad ucciderti. Li fai ancora quei sogni? Questa settimana ogni notte. E questa volta dov'eri? Nel tuo parco? O forse stavi esaminando la tua collezione di vini pregiati? Mi stavo svegliando, tutto qui. Non ho capito bene, chi si svegliava, tu oppure il tizio del sogno? Forse io. O lui, oppure... tutti e due. Sai, fin da quando ero ragazzo, io ho sempre sentito che la mia vita era in due mondi allo stesso tempo. Due mondi che sono contigui, ma molto diversi, capisci? Già, sto cominciando a fare un po' di confusione. E allora, goditi i sogni. Almeno hai quelli. Già, ma sai, mi succede tutte le notti ultimamente. Adesso sto cominciando a preoccuparmi. Forse sto perdendo la ragione. No, ma figurati, Barney. Buongiorno, signor Schlesinger. Come sempre, Steve.
Le posso fare una domanda, signore? Vuole un'informazione, Steve? Ah. Le trimbolin stanno salendo, Steve. Resti tra noi. Grazie. Scusa il ritardo. Suppongo che vorrai cenare. Oh, sì, certo. E invece no, prima noi due dobbiamo parlare, Barney. Avevi promesso di non entrare in laboratorio. No, tu mi avevi promesso che l'avresti pulito. Questa roba è qui da quando abbiamo traslocato. Avanti, guarda. Dai un'occhiata. No, non può andare avanti. Va bene. Hai ragione. Hai ragione tu, tesoro. Metterò tutto in ordine. E poi dovremo ricominciare da capo. Tu devi piantarla con quelle tue stupide invenzioni. Oh, non sono stupide, sai. E comunque non credo che potrei rinunciarvi. La mia mente funziona così. Beh, allora falla funzionare la mente. Se vuoi dormire nel mio letto, devi pulire tutto entro stasera. Che alternativa. Sono le 8, Barney caro. Vogliamo giocare? Blue Moon. Ma vuoi stare un po' zitta? Il missile antitopo. Devo essere impazzito. Ma dove sei?
tuo socio vuole fare un altro brindisi. Arrivo, arrivo subito. Dai, fai presto. Eccomi qui. Finalmente. Credevo fossi scomparso. Beh, vittoria. Siamo sulla prima pagina del giornale della finanza. Barney Schlesinger, presidente delle industrie Trimbolin, e il suo socio Milton Bouncy annunciano lo sviluppo di Trimbolin Terzo. Poi c'è tutta la noiosissima storia di Barney e delle sue prime miracolose sostanze prima di arrivare al nocciolo. Trimbolin Terzo è il carburante eccezionale che, a detta di Schlesinger, farà correre l'automobile alla velocità di 60 miglia all'ora con un consumo garantito di 100 miglia al gallone. Schlesinger inoltre sostiene che le automobili alimentate a Trimbolin sostituiranno il cavallo in pochi anni. Ho l'impressione che ancora una volta siano scettici e ancora una volta impareranno che Barney Schlesinger è un uomo più avanti del suo tempo. Almeno speriamo. Oh, un brindisi. Oh. Grazie. Allora, al mio amico e socio, le cui invenzioni hanno reso il mondo migliore e tutti noi un po' più ricchi. Alla tua, Barney. Saluto. Ottimo. Vuoi ballare con me, vecchio mio? Sì, perché no? A volte mi piacerebbe essere nata uomo. Ballare sembra così divertente. Non essere sciocca. La danza non è per noi. Le gambe degli uomini sono molto più forti. Noi abbiamo altre doti. Sarebbe ora che tu facessi un uomo onesto del delizioso signor Schlesinger. Oh, proporgli il matrimonio? Beh, devo ammettere che l'idea mi è passata per la testa. Ha il successo assicurato, è intelligente ed è un ottimo ballerino. Ma sai, quando è con me, non sono mai sicura che sia con me, se puoi capirmi. Sai come sono gli uomini. Oh, grazie. È stata una splendida serata, nonostante il tempaccio. Le carrozze sono qui, signore. Signor Bouncy. Su, andiamo, Milt. Ti senti bene, amico? Mi sembri distante stasera. No, sono solo un po' stanco. Ancora quei sogni? Sogni? I tuoi sogni. Dove vivi in un mondo parallelo. Un mondo dove sei completamente libero dalle responsabilità, dalla fama e dalla notorietà. Non capisco cosa ci trovi di tanto invitante. Devo sembrarti un po' ridicolo. Beh, dai dettagli che mi hai raccontato può anche sembrare affascinante.
In senso negativo, però. Barney, volevo chiederti... Io ci sono in quei sogni. Oh, sì, sì, ci sei. E sono anche lì il tuo socio. Bene. Posso dirti sinceramente che continui ad essere il mio migliore amico. Allora sono felice in due mondi. Resta qui, Barney. Abbiamo bisogno di te. Bene, è tutto per oggi, signor Schlesinger? Sì. Buonanotte. Sì, e grazie. Che peccato svegliarsi. Oh, mi dispiace disturbarla in una serata del genere, ma la mia carrozza si è rotta e il mio cavallo è scappato via. Katie. Ci conosciamo? No, non credo. Entri. Ma allora lei come mai sa il mio nome? Beh, lei assomiglia a un'altra Katie. Oh. Oh, mi scusi, la prego. Entri e si accomodi mentre io cerco il maggiordomo. Jeeves? Arnold? Harry? Vengo, signore. Ma pensi... Io passo davanti a questa casa ogni mattina e ogni sera da 3 anni ormai, domandandomi sempre chi vi abiti. Ma non mi era mai passato per la testa che vi potesse abitare il famoso Barney Schlesinger. Non sapevo di essere tanto famoso. Sono molto indiscreta se le faccio una piccola domanda. No, non vedo perché, anzi. Ma come le vengono in testa le idee delle sue straordinarie invenzioni? Mi scusi, signor Schlesinger. Il fabbro ha trovato il cavallo della signora e ha riparato la carrozza. Grazie mille, Harry, benissimo. L'abito della signora è stato pulito, è nella stanza degli ospiti. Beh, vado a vestirmi. Ma... Non so che cosa dire. Ormai ci avevo rinunciato. Ho quasi finito. Sai, tesoro, a me non secca se passi il tuo tempo qui sotto a inventare le tue cose. Basta che tieni in ordine. Buona fortuna, Barney. Ah, mi creda, non ho parole per ringraziarla per la sua gentilezza. No, è stato un piacere. Vorrei offrirle un presente, se permette. Oh, ma è meravigliosa. Ma come ha fatto a trovare un'orchidea in questo periodo dell'anno? Oh, no, questa è meccanica, vede, l'ho fatta io. L'ha fatta lei? Oh. Vuol dire che ho in mano un'opera originale di Barney Schlesinger? Sì. Oh, io non so come ringraziarla. Io sono così commossa, signor Schlesinger. Oh, no, Barney, mi chiami Barney, la prego. Barney. Mi considererebbe sfrontata se passassi a trovarla una di queste sere. Katie, mia cara ragazza, mi troverà qui tutte le sere d'ora in avanti.
Per tutti noi c'è in qualche luogo una porta che conduce ai confini della realtà. Oh, maledizione. Questa è proprio l'ora dei condannati a morte. Buongiorno. Forza, alzati. Ancora morta. Vabbè, io ci ho provato. Forse dovrei andare da un avvocato. Buongiorno. No, oh, chi si vede? La creatura che vive nel seminterrato. Per pulirlo, spero. Katie, guarda che cosa ho qui. Che ne dici? Che è viva. Bello sforzo. No, non è viva. Senti, Barney, può darsi che io sia nata con il pollice nero, però credo di conoscere la differenza che c'è tra una pianta viva e una morta, e questa è viva. Tecnicamente non lo è, perché l'ho fatta io. E invece di doverla bagnare tutti i giorni, guarda, basta girare la chiavetta. Ah, grazioso. Un'altra invenzione scaturita dalla mente di Barney Schlesinger. È un peccato che non dedichi questi sforzi al tuo lavoro. Sai, Katie, ci sono volute solo 5 notti. Dio ci ha messo 6 giorni. Ma lui ha fatto l'originale, tu hai fatto soltanto una copia, Barney. Allora immagino che tu non la voglia qui, vero? Non ti prepari per andare a lavorare? Bene, mi sa che hai detto di no. Nessuno sa che farsene delle copie, Barney! Dillo alla Xerox. Ah. Volevo farle un regalo. Non le è piaciuto. No? E perché doveva piacerle? Non può ucciderla. Ah, dai, ammettilo, Barney. Tu hai la mente di un sognatore. Marconi avrebbe potuto imparare da te. Vedi, il fatto è che sei arrivato al momento sbagliato. Tu sei un po', come dire... Il missile antitopo. Devo essere impazzito.
fuori tempo. Secondo me il missile antitopo aveva delle reali possibilità. Ah, sì? Sì, era letale. Sa. Ma l'esplosione lasciava pezzetti di topo dappertutto. E sai, la gente preferisce una bella trappola pulita. Dormi abbastanza tu? Quattro ore filate per notte. Vedi, Barney, quattro ore non possono bastarti. Per me non otterrai niente lavorando fino ad ucciderti. Li fai ancora quei sogni? Questa settimana ogni notte. E questa volta dove eri? Nel tuo parco? O forse stavi esaminando la tua collezione di vini pregiati? Mi stavo svegliando, tutto qui. Non ho capito bene, chi si svegliava, tu oppure il tizio del sogno? Forse io. O lui, oppure... tutti e due. Sai, fin da quando ero ragazzo, io ho sempre sentito che la mia vita era in due mondi allo stesso tempo. Due mondi che sono contigui, ma molto diversi, capisci? Già, sto cominciando a fare un po' di confusione. E allora, goditi i sogni. Almeno hai quelli. Già, ma sai, mi succede tutte le notti ultimamente. Adesso sto cominciando a preoccuparmi. Forse sto perdendo la ragione. No, ma figurati, Barney. Buongiorno, signor Schlesinger. Come sempre, Steve. Le posso fare una domanda, signore? Vuole un'informazione, Steve? Ah. Le trimboline stanno salendo, Steve. Resti tra noi. Grazie. Signor Schlesinger, buongiorno. Sono le 6 antimeridiane nell'emisfero settentrionale. Alzati e sorridi, Barney caro. Svegliati, alzati, dormiglione. Svegliati, alzati, troppo dormiglione. Forte, cara. È tardi. Per molti di noi, il più grande desiderio sembra nascosto dietro a una porta blindata. Ma la nostra vita non potrebbe essere un sogno che qualcun altro spera di realizzare. Forse... Scusa il ritardo. Suppongo che vorrai cenare. Oh, sì, certo. E invece no, prima noi due dobbiamo parlare, Barney. Avevi promesso di non entrare in laboratorio. No, tu mi avevi promesso che l'avresti pulito.
tutta questa roba è qui da quando abbiamo traslocato. Avanti, guarda. Dai un'occhiata. No, non può andare avanti. Va bene. Hai ragione. Hai ragione tu, tesoro. Metterò tutto in ordine. E poi dovremo ricominciare da capo. Tu devi piantarla con quelle tue stupide invenzioni. Oh, non sono stupide, sai. E comunque non credo che potrei rinunciarvi. La mia mente funziona così. Beh, allora falla funzionare la mente. Se vuoi dormire nel mio letto, devi pulire tutto entro stasera. Che alternativa. Sono le 8, Barney caro. Vogliamo giocare? Blue Moon. Ma vuoi stare un po' zitta?